Altermondo. Allora, questo fenomeno è da 25 anni che noi abbiamo qua a Lampedusa. Che col lavoro che faccio, essendo pescatore, qualche volta l'abbiamo incontrato anche fuori. E direi che la scena è completamente diversa, perché tu vedi persone inermi in mezzo al mare, ferme, che cercano aiuto, cercano praticamente la salvezza, perché sono in balia del mare, quindi non hanno strumenti a bordo, non sanno dove si trovano. Nel 2011, quando è scoppiata la rivoluzione in Tunisia, che sono arrivati qua in grande massa, sicuramente ci siamo rimboccati un po' tutti le maniche, perché queste persone vagavano per l'isola e non avevano niente, assolutamente niente, anche perché il centro non riusciva a soddisfare tutte le esigenze di queste persone. Quindi quello che noi abbiamo fatto è, come anche tante altre famiglie, e abbiamo incominciato a fare i panini, a distribuire la notte il latte caldo, tè caldo. Poi sempre di notte caricavamo le macchine di coperte, abbigliamento, andavamo in giro per vedere, perché erano in mezzo alle strade. Caricavamo coperte, abbigliamento, giubbotti, tutto quello che potevamo, e andavamo in giro a distribuirli. Quindi quelli spontanei c'erano un po', effettivamente anche gente che non frequentava la parrocchia. Ma tutta l'isola si l'ho è fatto, ritrovata però, sì. A distribuire cibo. Sì. No, ma tu vedevi gruppetti, tu vedevi gruppetti di tunisini fermi davanti alle abitazioni, magari la vecchietta usciva con la pasta, col caffè o con i panini, quindi era tutta l'isola che ha partecipato, non solo. Praticamente le casse si sono aperte tutte. Nella nostra piccola possibilità qualcuno lo portavamo anche a casa e fargli fare una doccia, dagli indumenti puliti, abbigliamento, diciamo, quello che avevamo. Cioè non ci sentiamo di aver fatto qualcosa di speciale, ecco. Siamo state lasciate da sole. Che dopo 2 mesi, dopo 50 giorni sono arrivate le navi, quindi per 50 giorni c'era il silenzio assoluto. Nel 2011 praticamente erano più loro che noi, ce n'erano 7-8 mila, quindi immaginatoci 8 mila persone così fuori, senza niente, niente proprio. Ora diciamo che qua, ora qualche sbarco ancora c'è stato, però l'operazione Mare Nostrum diciamo che direttamente li portano in Sicilia. Cioè accoglienza non è che io ti venga a prendere al molo, ti porto a casa mia, ti faccio fare una doccia e poi... Sì, noi facciamo questo, va bene. Ma l'accoglienza è tutta un'altra cosa.